tutti sappiamo, il 2019 è stato un anno particolarmente difficile in tutto il mondo, non solo qui da noi naturalmente. Abbiamo assistito a una devastazione e distruzione di foreste e comunque anche di altre situazioni nocive a livello di inquinamento che chiaramente continuano ad impattare sulla vita di tutti quanti. Quando dico tutti quanti, includo proprio tutti, quindi non solo l'uomo, ma anche gli animali e la biodiversità floreale. E, appunto, come dicevo, solo per darvi qualche dato, il Copernicus Atmosphere Monitoring Service, che è un organismo europeo che monitora la qualità dell'aria, ci ha detto che dal 1 gennaio di quest'anno al 30 novembre sono state riversate nell'atmosfera circa 6.375 tonnellate di CO2 nell'atmosfera, solo quest'anno. Più di 20 milioni di ettari di foresta in meno rispetto al 1 gennaio di quest'anno. Questo solo per gli incendi, calcolando quello che è avvenuto in Amazzonia, in Siberia, in Australia, eccetera, eccetera. E senza naturalmente calcolare quanta altra distruzione a livello forestale è avvenuta per motivi diversi dagli incendi, quindi per mano dell'uomo, per poter produrre biomassa o per altri fini, diciamo, umani. Quindi la situazione è molto grave. Quando sentiamo queste cose, naturalmente noi ci sentiamo anche impotenti, perché sappiamo benissimo che non possiamo agire lì dove questo avviene, in un'altra zona del mondo. Però a volte dimentichiamo che possiamo fare qualcosa che invece avviene qui, proprio dietro l'angolo, proprio in questo quartiere, a poca distanza da noi. Abbiamo una riserva meravigliosa, forse è il caso di dire avevamo, io non lo so più, bisognerebbe andare a verificare esattamente come stanno le cose, che è sottoposta a un grandissimo attacco. Scusate se uso questo termine, ma mi sembra forse la parola adatta che posso usare. Sempre riferendomi a quello che stavo dicendo, chiaramente ci sentiamo tutti impotenti appunto di fronte a tanta devastazione, purtroppo non possiamo fare molto, però per frenare questa situazione a livello globale. Però possiamo sicuramente fare qualcosa nel nostro territorio. Prendere innanzitutto consapevolezza di ciò che si sta verificando adesso e cercare di capire, di essere informati ed agire. Chiaramente si stanno compiendo atti contro ogni buon senso del momento storico che stiamo vivendo. Il problema è che moltissimi cittadini di Ostia ad oggi non sanno quello che avviene all'interno di questa riserva naturale statale del litorale romano, nella zona cosiddetta Pocoio. È di proprietà privata, questo lo sappiamo tutti, ma è anche vincolata in quanto riserva, quindi naturalmente è sottoposta a determinate regole. Si sta attuando un progetto di deforestazione che non conosce precedenti. Allora facciamo un punto della situazione tutti insieme, parliamone, condividiamo e cerchiamo una strada per far interrompere questa devastazione di un'area magnifica ricca di biodiversità e soprattutto regolatore del microclima della nostra zona. Solo per farvi un esempio, considerate che in estate chi abita vicino a Procoglio, quindi tutta l'area, diciamo, limitrofe di via Mar Rosso, via dei Pomontori, via Mar Glaciale Artico, quindi quell'area lì, registra una temperatura di 2 gradi Celsius in meno rispetto ad Ancomarzio, a Piazza Ancomarzio o a via dei Misenati. 2 gradi in meno. Quindi rendiamoci conto di quanto questo sia fondamentale mantenere quindi questa riserva intatta quale era. Chi siamo noi? Noi siamo un comitato di cittadini indipendente, ci siamo conosciuti nel momento in cui abbiamo sentito le prime motoseghe rumoreggiare in Pineta.
ci siamo posti delle domande, abbiamo posto delle domande, non abbiamo ricevuto grandi risposte, se non parziali e non convincenti. A questo punto ci siamo uniti per cercare di fare qualcosa. E chiaramente la prima cosa che dobbiamo fare è rendere, disponibile questa informazione a tutti e divulgarla il più possibile, perché questo è il primo punto. Allora, sappiamo tutti che la motivazione ufficiale riportata sul cartellone all'ingresso del bosco, e io lo chiamo bosco perché in realtà non è solo una pineta, dentro questa area c'è tanto che poi diremo. Quindi la motivazione ufficiale è messa in sicurezza antincendio. Questa motivazione stride pesantemente con quanto è stato osservato. Chiaramente fare antincendio, a nostro avviso, significa sfalciare le vie antincendio che già esistono, sfrondarle per far passare i mezzi qualora fosse necessario farli entrare, ma non certamente abbattere massivamente gli alberi della foresta. Sono stati abbattuti migliaia di lecci e altre querce autoctone, incluse le sughere per natura resistenti al fuoco. Pini, devastato il sottobosco umido, che in quanto tale è deterrente agli incendi, e macchia mediterranea. La fauna è stata compromessa. Quando parlo di fauna intendo volpi, istrici, tartarughe, ricci, chiaramente una varietà immensa di uccelli come le ghendaie, i fagiani, per non parlare degli insetti importantissimi. Abbiamo capito tutti che la motivazione scritta sul cartello è paradossale rispetto ad una messa in sicurezza. Quindi un'area di 54 ettari è a rischio di essere perduta per sempre nel suo magico equilibrio che la natura di quel luogo aveva creato. Tutta la parte boschiva di Procoglio, che è il nostro polmone verde e vergine della riserva di Ostia, è a rischio. A nostro avviso, mettere in sicurezza una riserva significa innanzitutto proteggerla e non distruggerla. Sono stati dati nulla osta da parte del Dipartimento della Città Metropolitana di Roma Capitale e noi ci chiediamo come sia stato possibile permettere una mattanza di tanta flora e fauna in una zona di massima protezione. Quello che non è stato forse detto fino adesso è che questa parte della riserva è protetta e tutelata, quindi praticamente è zona 1, chiamata così. Tutto questo è avvenuto in un'area in cui, dove fino a 4 mesi fa, quindi prima della prima motosega, non era possibile raccogliere un fungo o recidere un fiore. Il bosco di Procoglio è una ricchezza per Ostia e va tutelato, mantenuto e non manipolato. Io vi ringrazio.